Non esiste una canzone che celebra l'attaccamento alla Val del Sarca. Non esiste un quando saremo fora fora per la Val del Sarca. Ma forse non serve. Tutti sanno che la Val del Sarca è molto bella. Quando si arriva ad Arco, il paesaggio si apre ed assume una luminosità marina. Gli Asburgici disponevano di Trieste e della Dalmazia come accesso al mare, ma scelsero la Busa, col suo clima speciale, come riviera mediterranea del proprio impero. La Busa è molto bella. La vasta piana solcata da una sarca tranquilla e dal brione a sud che separa in due il fiordo Gardesano. Una cintura di verdi montagne, la rocca col castello a guardia nord ed un microclima speciale. Un cuneo mediterraneo che consente la crescita di olivi, palme e magnolie fiorite anche in inverno sullo sfondo di cime innevate. I dépliants pubblicitari sottolineano da sempre questa accattivante immagine. Il paesaggio è arricchito da edifici pregevoli, come il castello e la chiesa collegiata d'arco, accanto ai quali si arroccano gli inurbamenti storici. Altri manufatti pregevoli, chiese, conventi, capitelli, ponti, bastioni, sono distribuiti qua e là, con scelta strategica. I nostri antenati riflettevano prima di operare. L'urbanizzazione del Kurort fu altrettanto garbata e piacevole come la successiva evoluzione in città dei sanatori, con la costruzione di grandi volumi di sobria eleganza intervallati da ampi parchi. I cartelloni pubblicitari agli ingressi dei paesi, i banners dei siti internet, queste cose mostrano, con sempre maggiore difficoltà. È necessario ricorrere ad inquadrature particolari, quando non ritocchi, per evitare accostamenti sgradevoli e senza senso. La recente mostra fotografica di Paolo Calzà sul paesaggio nel Basso Sarca testimonia queste cose. Difficile mostrare altro di bello. Riuscireste a mostrare con orgoglio un solo edificio pubblico, una sola urbanizzazione recente? Sì, forse qualche restauro dei centri storici, per iniziativa privata e per intervento pubblico, merita l'applauso. Vedi Stranfora, trasformata da povero e fuligginoso quartiere a zona residenziale glamour. La rete di ciclabili, di realizzazione lenta quanto la metropolitana di Roma. Qualche bella pavimentazione urbana ed extraurbana. Poco altro. Dal sito internet gardasee.de Traumangebote. Nachdem der österreichische Kaiser Arco aufgrund seines milden Klimas 1872 als Wintersitz für den kaiserlichen Hof gewählt hatte, zog es viele Wohlhabende aus der ganzen Monarchie ebenfalls in das schlichte kleine Städtchen. Sie bauten prächtige Villen, legten Gärten und Promenaden an und machten Arco zu einem begehrten Kurort. Und das ist er bis heute geblieben. Und das ist bis heute geblieben. Siamo sicuri? Chi conosce la Busa da almeno 30 anni l'ha vista progressivamente imbruttirsi a causa di una urbanizzazione intensa, selvaggia, senza utilità e senza senso. L'area industriale realizzata a sud di Arco negli anni 60 non era bella, ma era almeno monotematica, nettamente delimitata ed aveva fornito centinaia di posti di lavoro. L'urbanizzazione del settore produttivo successiva non ha avuto queste caratteristiche.
È stata una distribuzione caotica, diffusa, di capannoni artigianali, case, seconde case e microquartieri, supermercati, punti ristorazione, magazzini, alberghi, aree servizi, distributori di benzina, vivai, affastellati senza alcun disegno e senza alcuna armonizzazione architetturale, e con modeste ricadute occupazionali, l'assoluto abbandono e l'elevata trasformazione di utilizzo di molti di questi edifici lo testimonia. Il paesaggio di valle ne è uscito sconvolto, anonimo, fastidioso. La campagna è quasi scomparsa. Dai principali assi viari se ne intravedono pochi brandelli assediati, alcuni già incolti in attesa della prossima cementificazione. Così è via Santa Caterina, ininterrotto boulevard tra arco e riva di edifici di libera architettura e di incoerenti accostamenti, di ornamento con piante ad alto fusto, neanche parlarne. L'unico pezzettino di campagna ancora visibile è quello occupato dall'associazione Arcieri, che, per inciso, è terreno sequestrato alla mafia. E l'ingorda trasformazione non si ferma. C'è ancora qualche spazio verde nello scacchiere della valle. Facciamolo grigio, costruiamoci qualcosa, qualunque cosa purché cemento sia. Qualcuno ne avrà un vantaggio economico immediato, forse uno su mille. È fastidioso girare per la valle. È ansiogeno. Davanti, dietro, di lato, c'è sempre qualcosa di brutto da vedere. È il trionfo del non luogo. Meglio non guardare, meglio transitare in apnea visuale e raggiungere i centri storici o il lago per riposare la vista. Per chi abita la valle, diventa uno stress sottile quotidiano. Si sta meglio quando ci se ne dimentica. Eppure restava la possibilità di mirare lo sguardo un po' più in alto, guardare le montagne, guardare le belle, pacifiche olivaie che ammantano di verde e argento i piedi delle montagne. Un paesaggio assolutamente tipico, il colore assoluto della Busa. Restava. Poi è successo qualcosa di inatteso. Ricordiamo tutti l'apparire della prima casa bianca in testa all'olivaia di arco, di rimpetto al castello. Non è possibile, non s'era mai vista una casa lì. Ah, non siamo mica ad Agrigento, dove la gente si è costruita le seconde case nella Valle dei Templi. Deve esserci stata una clamorosa svista dell'amministrazione. È certamente incappata in qualche imbroglio. Adesso rimediano. Invece no. Era l'alfiere del sacco dell'olivaia, come avremo in seguito realizzato. Altre gru sarebbero emerse nell'olivaia, altre arroganti ville sarebbero apparse e continuano ad apparire. Tra questi interventi, l'affondo micidiale della trasformazione dell'ex sanatorio Argentina. Come è stato possibile? La misura era colma. Il sacco dell'indolenza, dell'inettitudine era stato stracciato. Basta consumare suolo, basta cementificare. No, non ci siamo, non è questo l'interesse collettivo, non è questo il mandato popolare. Sappiamo bene che l'egoismo fa parte di tutti noi e che solo in pochi lo possono esercitare, anche a discapito di tanti altri. È sempre stato così, ma la collettività ha contrastato anche in passato questi egoismi, ottenendo delle soglie minime di rispetto dei beni comuni. La metà del territorio trentino, da tempi antichissimi, è stato gelosamente protetto per un uso collettivo. Aree boschive, pascoli, malghe, cave, eccetera, fanno parte del patrimonio vincolato per gli usi civici, che in certi territori si chiamano anche regole.
sono beni inalienabili, indivisibili e vincolati in perpetuo ad uso collettivo, che hanno consentito al Trentino, terra povera, di non essere stata mai miserabile. Di questi tempi è difficile riconoscere e capire il valore inalienabile di questi beni territoriali. La sensibilità di oggi però ha riscoperto che il benessere psicofisico ed economico dell'intera comunità è legato alla tutela del verde e del paesaggio, naturale ed urbano. Verde e paesaggio possono e devono diventare le nuove regole della comunità. Non c'è niente da far, i fa quel che i vol. Non deve più valere. I protagonisti dobbiamo essere noi, cittadini, che nel paesaggio, territorio, ambiente viviamo la nostra vita di tutti i giorni. La rapina del nostro territorio deve finire e per questo serve prendere e pretendere la parola senza rassegnarci al silenzio degli ignavi.